Book Sprint Edizioni, sempre in diretta dal Pallafiori di Sanremo. Presentiamo una storia semplice che scava nelle relazioni umane. Neve, una storia di tenerezza con Asia Baudo. Ciao, buongiorno, Asia. Buongiorno. Sei giovanissima, appena 16 anni, già un bel romanzo all'attivo, diciamo così. Sì. Complimenti innanzitutto. Grazie. Perché poi scrivere un romanzo come quello che stiamo per presentare è sicuramente segno di maturità, ma soprattutto di sensibilità. Un romanzo di tenerezza. Sì. Perché proprio la tenerezza e non un altro sentimento che magari poteva anche risultare più comodo, diciamo così. Certo. Allora, sì, io ho raccontato della tenerezza proprio perché ho sentito il bisogno di raccontare un sentimento semplice, quindi non ho raccontato l'amore, che comunque è un sentimento più grande, non ho raccontato diciamo sentimenti appunto travolgenti, no? Anche perché comunque ho 16 anni e quindi anche se forse la tenerezza è ancora più profonda. La tenerezza è ancora più profonda proprio per la sua semplicità, proprio perché comunque sono partita essenzialmente da questa necessità proprio di raccontare la tenerezza, perché siamo in una società dove abbiamo proprio dimenticato i sentimenti più semplici, siamo tutti a rincorrere, diciamo, sentimenti. Sì, chissà cosa chissà cerchiamo. Cosa, però alla fine queste sono le cose più belle secondo me. Che poi si ritrovano nella quotidianità e certo, nei piccoli siamo noi gesti. Che non riusciamo a vederle alla fine. Ecco, il titolo Neve, sì. È proprio il titolo che dà il nome alla protagonista, sì. Giusto? Sì, sì. Perché la protagonista è questa ragazza. Esatto. Una ragazza di quanti anni? 15 anni. Quindi molto coetanea. Sì, sì. Però non anche sei tu. Anche questo l'ho scritto a 15 anni, adesso ho 16 ok. anni. Però. Ma sei tu o non sei tu? Non sono io. Sono io e non sono io, diciamo. Perché comunque io dico sempre che non si fabbricano le emozioni, quindi qualcosa di mio c'è sempre. In un certo senso. E Neve è una ragazza molto sensibile, sì. Che cresce, diciamo, tranquilla con una sorella che ama, immagino. Che ama, sì. Come te, tra l'altro. Sì, io ho una sorella. Beh, però... molto d'accordo? No, no. Non tanto. Ecco, no, cioè, perché... sì. Non ho preso spunto da lei, però. Ah, ok, perfetto, però... perfetto. No, allora mi ha ingannato questa la dedica, insomma. Forse. Lei è la tua sorella? Lei è la mia sorella. Oh, ok. Sì. È stata la prima a leggere il libro. Anche. Che è stata la prima a leggere il libro, sì. A cui hai dedicato il libro, perché ai miei genitori e a Lea con cui condivido l'energia del mondo. Sì. Anche questa dedica mi ha molto, come dire, sorpresa e ha attirato la mia attenzione, sì. Perché condivido l'energia del mondo. È sì, qualcosa anche di... Anche qui c'è un po' di tenerezza, diciamo. Sì. Perché, ecco, sono le persone con cui sto più tempo, con cui condivido la mia vita, il mio spirito, la mia anima. Quindi sono le persone che ringrazio, appunto. Allora, dopo ritorniamo a Lea che ha letto il libro, quindi voglio sapere che cosa, se ti ha dato qualche suggerimento. Però sì. Iniziamo col presentare il libro. Sì. Che cosa succede? I protagonisti chi sono? Come si sviluppa la storia? Allora, la protagonista è appunto Neve, questa ragazza di 15 anni che ha una vita semplice, non una vita molto tranquilla insieme ai suoi genitori, che un giorno appunto guardando fuori dalla finestra vede questo barbone che si confonde un po' col paesaggio nella strada, così a un certo punto questo barbone alza un cartello, un cartone appunto dove lui dorme e con scritto buongiorno, e da lì nasce la loro storia particolare e semplice allo stesso tempo. Così Neve risponde prendendo dei fogli di carta, a volte cartoni, risponde e inizia proprio questa sorta di armonia tra loro due. Quindi non, inizialmente loro non si parlano perché Neve sta in casa sua e vede Ben dalla finestra e Ben resta nel giardino di casa sua. Quindi non c'è, diciamo, non fanno una chiacchiera. Una storia epistolare quasi, esatto, insomma, una di storia molto silenziosa, messaggi. Che non fa rumore, diciamo. Quindi è da qui che parte anche questo sentimento che è la tenerezza, che è molto semplice proprio. Ecco, io immagino che poi, come spesso accade, i genitori quando si accorgono di questa amicizia particolare
sicuramente si sono un attimino spaventati, impauriti. Esatto, e i genitori sono opposti. Esattamente, i genitori non hanno mai condiviso questa amicizia di Neve con Ben, solo la sorella Margaret le appoggia questa loro amicizia. E li aiuta, magari anche aiuta, a Neve, insomma, la incoraggia, esatto, a continuare. Sì, sì. E questa amicizia pian piano cresce sempre più. Cresce sempre più, che si può anche pensare che diventi quasi amore, però è sempre tenerezza, perché io lo ripeto, la tenerezza è quel sentimento che sta in mezzo all'amicizia e all'amore. Ma c'è una differenza di età tra sì, Ben? Sì, perché Ben ha 30 anni, quindi anche qui è molto... sono lontani e vicini allo stesso tempo. Ecco, la storia, diciamo, di Ben, perché è un barbone, sì, però ha comunque anche un passato abbastanza doloroso, sì, duro. Lui è diventato un senza tetto proprio perché la madre, Trina, era morta in un incendio, quindi ha avuto una storia molto triste alle spalle. E un'altra cosa da dire di Ben è proprio il fatto che lui ama fare i fuochi d'artificio. Spesso proprio i fuochi d'artificio che gli ricordano i capelli della madre, la cenere che poi si mischia all'incendio, quindi è bello anche quando appunto fai fuochi d'artificio dal giardino e Neve dalla finestra lo vede. Ecco, sono fuochi d'artificio che poi magari dedica a Neve oppure, diciamo, semplicemente un elemento scenografico, se così vogliamo. Entrambe le cose. C'è un po' di poesia in questo romanzo. Sì, c'è molta poesia. Per esempio il fatto che proprio Ben spesso si mette a guardare il fiore in giardino, nel giardino di Neve, e non lo raccoglie perché dice che non bisogna rompere la bellezza per portarla via con sé. Quindi che Neve e Ben piangono in un certo senso quando muore il fiore, perché era bello, dice proprio, era bello stare a guardare questo fiore che si muoveva nel vento, quindi c'è anche molta poesia. Quanta poesia c'è nella tua vita? Nella mia vita io cerco la poesia sempre, diciamo, perché questo è quello che fa uno scrittore, ma qualsiasi artista, perché più che scrittrice mi piacerebbe essere definita artista, no? Perché proprio avere, cercare la poesia, l'arte ovunque, dove mi trovo. La poesia si trova ovunque, ecco, non bisogna... scriverla per forza, esatto. Insomma, non bisogna... Si trova anche qui, se uno sa osservare bene, secondo me è importante osservare anche. Ecco, parlavi di cartelli, di scambi di messaggi. Meglio scrivere un libro, e in questo caso appunto questo scambio di messaggi mi ricorda anche un po' i messaggi di WhatsApp, delle chat, eccetera. Meglio scrivere un libro o anche passare il tempo, insomma, su Facebook, su questi social network? Allora, sicuramente per me è meglio scrivere un libro, però se ci facciamo caso, comunque il rapporto tra Ben e Neve tramite i cartelli, i cartoni, è una sorta di WhatsApp alternativo. Diciamo che non... Quindi un po' di spunto magari anche da quello. Sicuramente, sì. Ecco, poi successivamente che cosa succede? Non svegliamo il finale. Non svegliamo il finale. Però... c'è felicità. Sì, bisogna leggerlo. Bisogna leggerlo, quindi è un finale che ci lascia qualche dubbio. Quanto tempo hai impiegato per scriverlo? Allora, non ho impiegato tanto tempo, un mesetto credo, perché io scrivo continuamente, non è neanche il primo libro che scrivo, è il primo che pubblico proprio per via di questo messaggio che vuole trasmettere, che è quello della tenerezza, che va contro questa società piena di caos, piena di sentimenti troppo grandi a volte. Quindi, ecco, tu come lo vedi il mondo di oggi? Sì, io sono una persona che è un po' comunque indignata per questa società. È un mondo che, almeno dove siamo noi, i sentimenti semplici sono proprio dimenticati, secondo me. Sono lasciati da parte la semplicità, la poesia,
a partire anche dai ragazzi, appunto, che non tutti sono come Neve, ma non è che tutti devono essere come Neve, solo ci vorrebbe un po' più di sensibilità nella propria vita. Anche questa ricerca della poesia, se si ricerca la poesia la vita sarebbe più bella. Sicuramente più gioiosa e fatta di sentimenti puliti. Puliti. Esatto. Ecco, hai l'opportunità di lanciare un messaggio ai ragazzi come te. Che cosa ti sentiresti di dire? Magari lì c'è la telecamera. Sì. Visto che tu sei una ragazza giovane, quindi sedicenne, chi meglio di te può scuotere un po' anche gli animi di chi ci sta seguendo? Allora, io consiglio innanzitutto di inseguire il proprio sogno e quindi di non vivere la vita degli altri o come gli altri vorrebbero che noi la vivessimo. Quindi di mettere passione in tutto quello che si fa, perché noi siamo spesso troppo pigri anche per avere passione nelle cose che facciamo. E poi di leggere i libri, perché alla fine ispira sempre tutti a leggere un buon libro. E che altro? E anche di cercare un po' la poesia, quindi di osservare, di guardarsi intorno, di non fermarsi alle apparenze, ai pregiudizi. In profondità, esatto. Ai pregiudizi, perché anche qui nel libro c'è appunto il voler andare contro i pregiudizi. Sì. Perché Neve non ha pregiudizi nei confronti di Ben, che sì, è comunque un senza tetto. Sì, e quindi anche questo è un messaggio importante, perché molti ragazzi magari additano oppure comunque maltrattano a volte anche questi barboni, vedendoli come dei nemici, come delle persone, sì, pericolose. Anche persone sporche, persone. Infatti anche la copertina vorrei farla, sì, notare. La copertina l'ho disegnata io, l'ho fatta apposta così, non che io non sappia disegnare, diciamo. L'ho fatta apposta con questi tratti molto semplici, quasi infantili, che richiamano proprio. Allora, ci sono, questa è Neve, ci sono i ricci di Neve e la barba di Ben, che entrambi sono ricci, perché i capelli ricci anche sono un elemento che ho voluto far diventare importante nel libro, perché è come se volessero acciuffare le cose del mondo, quindi questo essere artisti, questo avere i capelli ricci, e sembra quasi proprio che formino un cuore, cioè sì, non si toccano però stanno vicini, questo è il sentimento. Naturalmente il titolo Neve, oltre ad essere il nome della protagonista, è la neve che cade, quindi la purezza, sì, poi la semplicità, il non fare troppo rumore, perché la neve non fa rumore, e anche il fatto di essere bianca, perché anche il bianco è un colore importante, perché il bianco contiene tutti i colori con sé. Quindi mille colori che però sembrano. Non si vedono. Però bisogna andare sempre in profondità per vedere bene le cose. Alla ricerca di quello che è poi il significato reale delle cose che ci circondano e che ci accadono. Sì. Perfetto, Asia, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Veramente è stato molto piacevole la chiacchierata, ma soprattutto conoscerti. Sei una persona molto sensibile. Complimenti davvero grazie a te e alla tua famiglia. Sì, infatti vorrei ringraziare anche tutta la mia famiglia, tutti i miei amici che mi hanno supportato. Poi Lea che cosa ha detto in conclusione, giusto? Lea, quando ha letto il romanzo. Sì, a Lea è piaciuto, anche se mi ha fatto molte critiche che poi ho cercato di migliorare, perché comunque è stata sincera. Quanti anni ha Lea? 13 anni, quasi 14. Un po' più piccolina di te, insomma. Sì. Perfetto, in bocca al lupo per grazie la tua vita, per la tua carriera. Grazie. Naturalmente non fermarti qui, no, ci aspettiamo tanti questo altri. Questo è un primo passo, diciamo, di un lungo viaggio, speriamo. Un lungo viaggio chiamato vita. Grazie ancora, Asia Baudo, Neve, una storia di tenerezza.